Io sento, e quello che non dico lo penso, qualcosa che succede in silenzio. Ha collezionato dischi di platino ed è stata l'unica artista italiana a prendere parte alla colonna sonora del Colossal Spider-Man 2, Il potere di Electro. Dopo il successo radiofonico, di pubblico e di critica, dei singoli L'amore esiste, Battito di ciglia e del nuovo Lontano, Francesca Michelin torna con un nuovo album di inediti, D20, che l'artista ci introduce così. Beh, allora D20 non è, diciamo, un titolo scelto soltanto per un fatto anagrafico, ma anche perché vuole esprimere il concetto del diventare e quindi dell'evoluzione, della crescita, della consapevolezza di sé, e perché comunque segna, diciamo, il nuovo progetto che è l'inizio, che appartiene all'inizio dell'età adulta, e insomma passa dall'età adolescenziale a quella dei 20 anni. Sulla copertina campeggia un ico isaedro, simbolo caro all'artista. L'isaedro è un solido platonico che ha 20 facce tutte uguali, e quindi insomma l'abbiamo iniziato ad usare sin dall'Amore esiste, perché comunque è un prisma completo, perché spiega, diciamo, le varie sfaccettature dell'amore. Abbiamo voluto riprenderlo un po' per chiudere il cerchio, perché comunque in questo album ci sono tante sfaccettature di me. Lontano è il nuovo singolo estratto dall'album, un brano elettropop. Lontano parla del concetto della distanza non in senso negativo, ma come, anzi, come un fattore positivo, per il fatto che in una storia diciamo deve esserci anche il rispetto per se stessi, per i propri spazi. Nel nuovo disco è inserito anche Amazing, brano scritto per la colonna sonora di Spider-Man 2. È stato un brano in cui mi sono messa molto in gioco, perché ho scritto sia musica che testo in inglese, ed è stato un po' l'inizio di tutto, diciamo, il nuovo repertorio. In D20 Francesca è sì interprete, ma anche autrice della maggior parte dei brani. È un ruolo molto, in realtà, complesso, perché comunque ci si mette un po' a nudo quando si scrive, perché si è completamente sinceri, però è qualcosa che è molto gratificante, soprattutto quando quello che scrivi viene apprezzato da tante persone, e comunque viene scelto per essere inserito in un album. Quindi sono molto contenta e penso che proseguirò. L'artista ha scelto di presentare il nuovo album con un concerto aperto al pubblico. Uno dei primi tasselli del tour, che inizierà, si svolgerà nella primavera del 2016, e era carino comunque creare questo evento in anteprima, anche per misurarsi dal vivo, dato che il mio aspetto live è ancora, diciamo, un po' sconosciuto, e quindi era giusto inaugurarlo così. Nella tracklist dell'album, due brani, Divento e 25 febbraio, hanno un sapore decisamente autobiografico. Divento parla di una specie di viaggio metaforico, che in realtà è il viaggio della vita, e c'è questo diciamo, parallelismo con il mare e la libertà, insomma, dell'uomo, la voglia di comunque evadere, la voglia di scoprirsi, e quindi il viaggio che sembra al di fuori di sé, ma in realtà è dentro di sé. E invece 25 febbraio porta la mia data di nascita, perché è, diciamo, che io definirei anche questo proprio una canzone un po' prismatica, è un prisma, perché comunque parla sia di un ipotetico dialogo tra un bambino che è dentro la pancia della mamma e il bambino, in caso sempre io, che è diventata grande, appunto ventenne, e comunque vuole, in senso più ampio, parlare del rapporto anche che c'è, appunto, tra genitori e figli, e il legame indissolubile, che in realtà è visto in maniera positiva, tra la vita e la morte.